Ci colleghiamo con la terza puntata dell'agente segreto James Bond. È uno degli agenti segreti più pagati del Regno Unito. Nonostante sia in età pensionabile da almeno un decennio, ha la prostata così infiammata che quando cammina scodinzola come un fox terrier. Ha la cellulite in faccia, le vene varicose sulle palpebre, un alito in grado di scolorirti le sopracciglia. Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente. Tato Dexter è un ufficiale fuciliere della Marina Britannica che trascorre la sua pensione in Giamaica dopo due infarti causati da un eccesso di Viagra e Cialis. Appassionato di pesca, possiede un velenosissimo polipo affettuosamente chiamato Pussycats. E che intende gettare nelle tubature della città per avvelenare tutta la popolazione. Vieni mio dolce Pussycats, fatti accarezzare, mio dolce polipo, tu sarai la chiave della mia fortuna. Presto, grazie a te, il sindaco Ronald Ravensburger dovrà darmi tutto quello che gli chiederò, o i suoi preziosi cittadini moriranno, ad Abadè come moriranno. Moriranno, tutti devono morire. Nel frattempo, l'agente segreto James Bond è molto preso nel risolvere delle piccole faccende personali. House, fammi controllare la mia pagina di Facebook. Chissà, oh, quanta gente che mi avrà chiesto l'amicizia. Madonna, mai! 3.000 richieste, capo da cazzo! Qui non si riesce a stare in segreto, niente. Oh, non ci credete, non posso camminare. Pronto? Pronto, Spo? Sono il commissario Keklevich. Ho trovato dei documenti che incastrano quel maledetto di Tato Dexter. Commissario Keklevich. Commissario Keklevich. Oh. Mi sa mica dire come si fa a eliminare alcuni amici su Facebook? Ah, so, 300 milioni di persone che mi chiedono ancora l'amicizia. Questi sono malati, so. Ma sei stronzo? Muoviti, devi correre da Dexter e fermarlo prima che uccida altri innocenti. Ma va bene, mi scuso, come faccio a ballare? A sballare? Sì, certo. Dai. Mi scusi, ma come faccio a bannare quelli che mi fanno spamming? Ma mi scusi, come faccio a sbannare? Come? Che sbannare? A sballare. Ma che sballare? No. Come faccio a bannare quelli che fanno spamming? F8. Devi usare l'F8? No, l'F8 era per vaffanculo censurato, stronzo. L'agente dei servizi segreti salta sulla sua esclusivissima onda jazz e corre verso il nascondiglio segreto di Dexter, impugnando i documenti che dimostrerebbero che avrebbe assassinato il suo amico Hans Oberhauser. Ovviamente ti faccio una versione più legata. Che avrebbe assassinato il suo amico Hans Oberhauser. No, scusa, è un po' sporca. Hans Oberhauser. Dai, vediamo se riusciamo a dire questo c***o di pronuncia dei mangiapatate. Che avrebbe assassinato il suo amico Hans Oberhauser. Hans Oberhauser. Dovrebbe essere così. Maledetto Taco Dexter. Taco, cazzo è messicano. Maledetto Tato Dexter. Maledetto Tato Dexter. Maledetto Tato Dexter. Sei stato tu ad uccidere House, Bunge House e a Facebook, a Liverpool. Sei stato tu ad uccidere Hans Oberhauser. Hauser, Hitzburger. Ho dei documenti segreti che provano che sei un assassino. Agente Sbo, tu non hai capito niente, come al solito. Non riuscirai mai a fermarmi. Appena entrerai in queste acque, Pussycats ti distruggerà per sempre. Non tornerai mai più nella tua amata Inghilterra. Sbo accettò la sfida di Tato Dexter, spiegandogli che entro una settimana lo avrebbero riportato a Londra agli arresti. E che presto avrebbe portato il polpo Pussycats nell'acquario di Genova. Attacca Pussycat, distruggi quel finto lord britannico, attaccalo. Ah, ma
maledetto che non sei altro, figlio di zocca. Ed ora, la seconda parte di Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente. Ma proprio mentre l'agente Sbo stava per uscire dalla porta del nascondiglio, il perfido Dexter lo spinge nella vasca del velenoso Pussycats. Non è scampo, non è scampo contro i suoi tentacoli, James Bo. Sarà inesorabilmente inghiottito dalle sue fauci, hai capito? Muori! Ma dopo una lunga colluttazione, l'agente Sbo sferra la sua arma infallibile. Ah, adesso la mia arma segreta! Ma baby stucchino, arrangiato una gazzaus e fermo in un retown. Aus, aus, aus. Il polipo rimase paralizzato e al posto di spruzzare l'agente segreto con il suo inchiostro velenoso, fece fuori uscire dai suoi tentacoli un'altra sostanza biancastra. Madonna, nemmeno in mare posso stare. Non posso camminare, non posso camminare. Di colpo, il polpo cambia rotta e attacca il terribile Tato Dexter, che muore strangolato dai tentacoli velenosi. Ah, merda di un James Bond. Credevo che i tuoi poteri funzionassero solo con gli umani. Stammi lontano, polipo. Stammi lontano, polpo pulifo. Stammi lontano, polpo polifunzionale. Ah! Nemmeno sul lago posso camminare. Ma guarda un po', guarda un po', guarda un po'. Il pesce Sbo. James Sbo, agente 00 niente. Alla prossima incredibile avventura. Anche i pesci. Ma i pesci non Sbo. Fidati che Sbo, Sbo. Se lo dice James Sbo. Chiedilo alle lemona. Lo Zoo di 105, il programma che non piace.